Negli anni abbiamo sentito tantissime storie inquietanti riguardo ai videogiochi, alcune più famose, altre meno. La cosa che però accomuna tutte queste storie è il senso di paura e inquietudine che riescono a trasmettere. Parlano di dispositivi o videogame che usiamo o abbiamo usato tutti almeno una volta. In questo grande mare di racconti e creepypasta, una storia in particolare è rimasta sommersa nei meandri del web. È arrivato il momento di farla riemergere. Gli amici di Un Pad per Due mi aiuteranno a raccontarvi questa storia, ragazzi. Boom, amici di Solo Horror. Noi siamo Un Pad per Due e siamo un canale che solitamente si occupa di gaming horror, di lore, di teorie sui giochi horror e cose del genere, ma questa volta siamo qua insieme ad Andrea per raccontarvi una storia davvero inquietante. Ora ragazzi, spegnete le luci e le console e iniziamo. Questa è la storia di Jaxim, un utente di Reddit piuttosto anonimo. Ciò che ha raccontato 7 anni fa, però, ha dell'incredibile. Nella community r/nosleep viene condivisa ogni sorta di storia, foto o video che potrebbe essere capace di far perdere il sonno. E Jaxim ci è senz'altro riuscito. Giocavo ad un gioco chiamato Worryland. Ora non mi piace più giocare ai videogiochi. Il cambiamento è terrificante, soprattutto quando si è piccoli. Per un bambino di 8 anni come me, trasferirsi dall'altra parte del paese è stato il più grande cambiamento immaginabile. Quando sei piccolo, lasciare i pochi amici che hai ti sembra la fine del mondo. Non ricordo molto bene il trasferimento a Gilliman, ricordo solo di aver pianto per tutto il viaggio. I miei genitori cercavano continuamente di consolarmi, mi assicurarono che avrei fatto nuove amicizie e che la città di Gilliman aveva parchi e spazi aperti migliori in cui andare a giocare. Mi rifiutavo di ascoltarli. Brian, adorerai Gilliman, lo prometto. Mio padre stava guidando il camion che avevamo noleggiato. No, la odio, voglio tornare a Springfield. Oh, Brian, sono sicura che ti piacerà quando ci arriveremo. Mia mamma continuò le parole di mio padre. Roger non sembra preoccuparsi di doversi trasferire, vero Brian? Ovviamente a mio fratello minore non importava muoversi. Aveva 4 anni ed era troppo piccolo e stupido per capire cosa stesse succedendo. Se ne stava tranquillamente seduto nel suo seggiolino accanto a me, mentre giocava con il suo piccolo alligatore peluche. Mamma, a Roger non importa perché è ancora piccolo. Se avesse la mia età, vorrebbe tornare anche lui a Springfield. Roger iniziò a lamentarsi perché lo avevo chiamato piccolo, ma tornò presto a giocare con il suo giocattolo. Continuai a piangere e lamentarmi più che potevo per tutto il tragitto. Il viaggio da Springfield a Gilliman dura circa 13 ore. Dunque arrivammo quasi a mezzanotte. Un altro camion aveva già portato lì i nostri letti e li aveva sistemati all'interno della nuova casa, in modo che potessimo andare a dormire quando saremmo arrivati. Per quanto mi fossi arrabbiato per il trasloco, ero felice di poter dormire nel mio letto. Sono andato a letto triste e arrabbiato, sentimenti rivolti ai miei genitori, ovviamente. Sapendo quello che so adesso, vorrei averli apprezzati di più. Hanno provato così tanto a rendermi felice. Avrei voluto essere più gentile con loro e lamentarmi di meno del trasloco. Vorrei poter essere stato un figlio migliore, finché ne avevo ancora la possibilità. Quando penso alla primavera in cui ci siamo trasferiti a Gilliman, penso a cosa sarebbe potuto essere diverso. Quell'orribile gioco ha rovinato tutto. Scusate, sto correndo troppo. Sono cresciuto negli anni 90 ed era il 1995 quando ci trasferimmo. Come ogni altro bambino di 8 anni, ero letteralmente innamorato del mio Super Nintendo Entertainment System, che chiamavamo tutti SNES. Ho passato davvero tanto tempo su quella console, quindi sono orgoglioso di ammetterlo, è stato sul serio il mio oggetto più prezioso. Quando mi svegliai, la prima cosa che notai fu la cartuccia del gioco che era inserita all'interno della SNES di fronte al mio letto. Chi aveva la Super Nintendo dovrebbe ricordare che tutte le cartucce di gioco erano praticamente uguali. Erano tutte cartucce di plastica grigio ardesia, con adesivi neri o bianchi sul davanti, ma quella inserita nella mia console quel giorno non lo era. Era di un blu brillante e aveva un adesivo rosso acceso. Non l'ho riconosciuta, non avevo mai visto niente di simile prima di allora. Prima che potessi accendere la SNES, mia madre mi chiamò dal piano di sotto. Brian, vieni a fare colazione!
Con riluttanza mi allontanai dalla console e mi diressi verso la nuova cucina. Era molto più bella di quella che avevo a Springfield. Mia madre era in piedi davanti al fornello a cucinare delle uova. Mio padre si sedette a tavola mentre imburrava una fetta di toast. Roger era stato sistemato accuratamente sul seggiolone e si stringeva al petto il suo alligatore di peluche, mentre papà lo imboccava con i fiocchi d'avena. Buongiorno, Brian. Hai trovato il regalo che ti abbiamo preso io e papà? Un sorriso mi riempì il viso. Intendi il nuovo gioco? Presumo che tu l'abbia trovato, allora. Sì, grazie, grazie. È fantastico. Mio padre mi arruffò i capelli e mi fece segno di sedermi a tavola per la colazione. Sono contento che ti piaccia. L'ho preso al mio nuovo lavoro. Ho pensato che ti sarebbe piaciuto più di quanto potesse piacere a me. Mio padre mi fece l'occhiolino. Recentemente aveva accettato un lavoro come programmatore presso una società tecnologica chiamata Kalivaki Electronics. Il suo nuovo impiego era stato il motivo del nostro trasferimento, quindi ero certamente felice di averne tratto almeno un beneficio. Sebbene avessi voglia di andare a giocare al mio nuovo videogioco, i miei genitori mi costrinsero a rimanere a tavola affinché non mangiai un paio di frittelle e una porzione di uova. Non appena ebbi la possibilità, tornai di soppiatto nella mia stanza per accendere la SNES. Fino a quel momento non avevo avuto la possibilità di guardare da vicino la cartuccia del gioco. Come ho già detto, aveva una colorazione brillante, ma per il resto sembrava una cartuccia da gioco normale. L'adesivo sul davanti era rosso, con vivaci lettere gialle. Diceva: Warriland. Le lettere erano sovrapposte al disegno di una pistola a raggi in stile cartunesco, come una delle pistole di Marvin il Marziano. Sono sicuro che non sembra niente di che perché appartiene alla generazione dell'Xbox, ma io praticamente rimbalzavo sui muri per la felicità. Senza esitazione accesi la console e la mia piccola TV. Lo schermo rimase nero per 30 secondi, dunque stavo per spegnere la console e riprovare, ma la mia TV si illuminò improvvisamente, con lettere di colore giallo brillante. Warriland. Una melodia allegra a 8 bit venne fuori dagli altoparlanti. Mentre continuava a fare beep e boop, il gioco si trasformò in una sequenza di crediti che dicevano: Kalivaki Electronic Co., un software come non si era mai visto prima. Come ogni bambino di 8 anni, il pensiero di giocare a un nuovo videogioco era incredibilmente eccitante, ma quell'eccitazione si interruppe quando una piccola serie di lettere bianche apparve nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Non hai preoccupazioni, per favore riprova più tardi. Divenni frustrato, provai a riavviare il gioco più volte, ma riscontrai sempre lo stesso errore. Tirai fuori il gioco dalla mia console e lo infilai sotto al letto. Lo stupido gioco non funzionava. Ero arrabbiato con i miei genitori, ma sapevo che non era davvero colpa loro. Non avevano provato il gioco o cose simili. Fortunatamente non avevo ancora battuto Mega Man X, quindi avevo ancora un gioco diverso per poter distrarmi. Mi dimenticai di Warriland per un po'. La scuola iniziò il mattino dopo. Ero nervoso di andare in una nuova scuola a iniziare la terza elementare. A molti bambini piace l'inizio dell'anno scolastico, ma io non sono mai stato uno di quelli. Di solito mi ci voleva un po' per fare nuove amicizie, e odiavo sentirmi solo i primi giorni. La terza elementare cominciò peggio di quanto potessi mai immaginarmi. Mentre stavo scendendo dall'autobus, inciampai e caddi dal gradino. Atterrai con un tonfo sul marciapiede davanti alla scuola. Sotto di me, qualcosa di freddo e umido mi stava inzuppando i vestiti. Ero atterrato sul mio pranzo al sacco, che intanto era esploso sotto di me. Quando mi alzai, avevo la camicia sporca di yogurt e panino. Poi sentii la risata di Ryan. Ryan era un ragazzino più grande, di quelli che veniva spedito nell'ufficio del preside almeno una volta a settimana, di solito per aver spaventato qualcuno di più piccolo. Era uno stronzo. Quelli dovresti mangiarli, non spalmarteli addosso. La battuta infantile di Ryan provocò un chiasso di risate da parte del resto dei bambini che scendevano dall'autobus. Fissai Ryan, che era probabilmente mezzo metro più alto di me. Oh, stai piangendo! Mi prese in giro. A quanto pare, stavo piangendo. Corsi verso la mia nuova classe, le lacrime ancora mi rigavano il viso. Trascorsi la prima metà della giornata ad asciugarmi le lacrime dagli occhi anziché conoscere nuovi amici. Nessuno nella mia classe voleva parlare con me, perché sapevano che ero il bambino che era inciampato scendendo dall'autobus. A peggiorare le cose, Ryan confermò qualsiasi dubbio sulla mia impopolarità durante la ricreazione. Mentre tentavo di arrampicarmi sulle altalene del nostro parco giochi, sentii Ryan ridere dietro di me. «Guardate, il piagnucolone sta cercando di prendere la mia altalena!» Ryan era circondato da un gruppo di amici fedeli, e tutti risero. «Non è la tua altalena!» Le risate si fermarono.
Ryan annullò in pochi secondi la distanza che ci separava e mi afferrò per il colletto della camicia. Che cosa hai detto? Niente, tremai. Ryan mi colpì con un pugno allo stomaco, molto forte. Ricominciai a piangere mentre Ryan mi lasciava andare. Scappai dall'altalena e iniziai a correre verso la scuola. Per il resto della giornata mi nascosi in fondo alla classe, piangendo e alternando momenti in cui fingevo di essere occupato. Odiavo la mia nuova scuola, odiavo Ryan, tutto era rovinato. Quando tornai a casa non c'era nessuno ad accogliermi. Mio padre era a lavoro e mia madre e Roger non c'erano, ma c'era una nota sul frigorifero. Brian, sono corsa al negozio per fare la spesa. Per favore, fai i compiti mentre non ci sono. Mamma. La frustrazione e la tristezza che avevo accumulato durante il giorno mi erano rimaste. Mi ritirai nella mia stanza, ancora piangendo. Quando entrai, vidi il bordo di qualcosa di blu che spuntava da sotto il mio letto. Era il mio nuovo gioco. Era Worryland. Il gioco non aveva funzionato il giorno prima, ma sentii il bisogno di riprovarlo. Quasi senza pensarci, rimossi la cartuccia di Mega Man X dalla SNES e inserii quella di Worryland. La stessa schermata del titolo apparve come l'ultima volta e la musica a 8-bit venne fuori dagli altoparlanti. Ma questa volta, invece di vedere il testo bianco che mi diceva che non avevo preoccupazioni, sentii una voce dagli altoparlanti della mia TV. Era una voce rilassante e femminile. Cosa ti preoccupa, bambino? Lo schermo era rimasto nero. Non dissi nulla. Brian, devi dirmi cosa c'è che non va. Il gioco aveva detto il mio nome. Rimasi sbalordito da quella tecnologia. Chiaramente pensai che questo gioco sarebbe stato migliore di quanto pensassi. Cercai un indizio su cosa avrei dovuto fare a quel punto. Esitante, provai a rispondere al gioco. Ho avuto una brutta giornata a scuola. C'era questo prepotente di nome Ryan. Mi ha colpito. Furono tutte le parole che riuscii a dire. Lo schermo del gioco cambiò lentamente. Apparve un piccolo edificio scolastico pixelato. Sul lato sinistro c'era un piccolo personaggio. Indossava una camicia rossa e pantaloncini blu, ma i suoi vestiti avevano delle macchie. Dopo un momento mi resi conto che stavo indossando una camicia rossa e dei pantaloncini blu. Erano macchiati da quando ero caduto sul pranzo. Il piccolo personaggio del gioco dovevo essere io. L'unica differenza era che questo personaggio aveva qualcosa tra le mani. Era la piccola pistola a raggi raffigurata sulla parte anteriore della cartuccia. Iniziai a premere i pulsanti direzionali sul controller e il personaggio si spostò di conseguenza. Esplorai la scuola attraverso la mia versione pixelata. Dopo un momento, mi imbattei in altri due bambini NPC. Avevano dei fumetti sopra la testa e le loro bocche animamente rozze si aprivano e si chiudevano. Sopra di loro c'era scritto: «Guarda, il piagnucolone! Bella maglietta, perdente!» La lettura di quel testo fece riemergere le mie frustrazioni. Iniziai a premere il pulsante X sul mio controller, sperando che potesse succedere qualcosa, e successe. La piccola pistola a raggi che il mio personaggio teneva in mano sparò. Non emetteva un rumore simile a una pistola a raggi, sembrava più un vero colpo di pistola. Un'esplosione laser da cartone animato colpì i bambini. Invece di scomparire come nella maggior parte dei giochi, i personaggi esplosero in una pioggia cruenta di sangue. Il sangue era sorprendentemente dettagliato, specialmente per un gioco a bassa risoluzione come questo. Ero un po' confuso riguardo all'obiettivo del gioco, ma ho continuato a giocarci. Il mio personaggio si è mosso attraverso una porta aperta, per poi arrivare in un parco giochi. Il parco giochi non era stato reso in modo molto dettagliato, e l'unico pezzo chiaro del luogo era un'altalena. Di fronte ad essa c'era un piccolo NPC. Era più alto del mio personaggio e sembrava più grande. Questo piccolo personaggio aveva anche un fumetto sopra la testa, ma sembrava alternasse ciò che stava dicendo. «Questa è la mia altalena. Guardate, il piagnucolone! Dovresti mangiarti il pranzo, non spalmartelo addosso!» Il personaggio doveva essere Ryan. Non avevo idea di come il gioco fosse stato in grado di catturare quella situazione in modo così dettagliato. Stava iniziando a venirmi mal di stomaco. Improvvisamente una voce femminile si fece avanti dagli altoparlanti della TV, ancora una volta. «Brian, non vuoi essere libero dalle preoccupazioni?» Mi sedetti sul mio letto e fissai lo schermo. Cos'era questo gioco? «Brian, premi X per porre fine alle tue preoccupazioni.» Esitai. Il gioco doveva essere per un bambino più grande della mia età.
Stavo iniziando a provare quella sensazione fastidiosa, come se stessi facendo qualcosa che non avrei dovuto fare. Iniziai a cercare l'interruttore di spegnimento della SNES, ma poi sentii un'altra voce provenire dagli altoparlanti. Oh, stai piangendo? Era la voce di Ryan. Quindi premetti X, la piccola pistola a raggi sparò e l'avatar di Ryan esplose. Ci fu un urlo da cartone animato e lo stesso sangue di prima esplose sul lato destro dello schermo. La schermata divenne di nuovo nera. Nell'angolo in alto a sinistra del mio schermo comparve un piccolo testo bianco. Non hai preoccupazioni. Per favore riprova più tardi. Andai a letto sentendomi male. Avevo voglia di vomitare. Anche mio padre riuscì a percepire il mio disagio, perché quando mi diede la buonanotte mi chiese... Brian, c'è qualcosa che non va? No, papà. Sono solo stanco. Va bene. Me lo diresti se a scuola fosse successo qualcosa, vero? Sì, papà. Va bene. Buonanotte, Brian. Buonanotte, papà. Non vidi Ryan sull'autobus il giorno successivo. Non vidi nessuno dei suoi amici. In realtà, non li rividi mai più. Per anni non seppi cosa gli fosse successo, ma avevo sempre la sensazione che fosse colpa mia. Mi sono sempre sentito in colpa. Qualche anno dopo, cercai il cognome di Ryan nell'annuario della nostra vecchia scuola. Stavo cercando di capire se si fosse trasferito o se avesse cambiato scuola per qualche motivo. Pensai che la sua improvvisa scomparsa fosse un caso. Tutto quello che trovai fu un articolo di cronaca, datato settembre 1996, quasi un anno intero dopo essermi trasferito. Trovati finalmente i corpi delle persone scomparse del caso 16 settembre 1996. Dopo un anno, i corpi di Ryan Rovey, Sam McCarlott e Ashton Freeber sono stati finalmente trovati. I tre ragazzi erano scomparsi dalle loro abitazioni il 26 agosto dell'anno scorso. Non erano stati lasciati indizi su dove potessero trovarsi. Tutti e tre avevano una precedente storia di delinquenza e alcuni problemi comportamentali, quindi si pensava che fossero scappati di casa. Tuttavia, lo sceriffo Lopez ha dichiarato che i tre sono stati trovati qualche giorno fa vicino al bacino di Gilliman. I corpi sono stati identificati grazie ai loro tesserini identificativi scolastici, trovati nelle loro tasche. I corpi di Sam McCarlott e Ashton Freeber sono stati entrambi trovati completamente intatti, salvo piccoli tagli e contusioni. Il corpo di Ryan Rovey è stato trovato gravemente mutilato e smembrato. Tutti e tre sembrano essere stati colpiti alla testa. L'inchiesta sulla loro scomparsa è stata riaperta. Tutte e tre le famiglie hanno rifiutato di commentare in questo momento. Il 26 agosto 1995 è stato il mio primo giorno di scuola. Quello è stato il giorno in cui ho giocato a Warriland per la prima volta. Dopodiché riuscivo a malapena a guardarlo. Figuriamoci a giocarci di nuovo. L'ho lanciato sotto il letto e me ne sono dimenticato. Vorrei poter dire che quella sia stata l'unica volta in cui qualcuno abbia mai giocato a Warriland, ma non è stato così. All'epoca mia mamma era fuori città, quindi mio padre era l'unico responsabile a casa nostra. Era un bravo uomo, ma non era di certo esperto sull'educazione dei figli. Non era paziente con me e Roger, almeno non quanto lo era mia madre. Una sera Roger e io ci comportammo particolarmente male. Roger si era rifiutato di mangiare la sua cena. Papà aveva preparato gli spinaci, che Roger odiava particolarmente. Ad un certo punto si era stancato di discutere con mio fratello, quindi afferrò il suo giocattolo e gli disse: «Questo lo prendo io. Potrai riaverlo quando mangerai la tua cena». Roger, che aveva 4 anni, non capì perché il suo giocattolo preferito venisse confiscato. Immediatamente scoppiò a piangere. E nel momento in cui mio padre si voltò, fuggì dalla stanza. Il telefono cominciò a squillare e mio padre si allontanò per affrettarsi a rispondere, ma mi fece cenno di andare a riprendere Roger. Lo seguii dunque fuori dalla cucina e girai l'angolo giusto in tempo per vederlo raggiungere la cima delle scale e correre nella mia stanza. L'unica ragione per cui Roger entrava in camera mia era la SNES. Non era bravo a giocarci, ma penso che gli piacessero la musica e i colori. Lo chiamai. «Roger, devi venire a cena, non puoi giocare ai videogiochi adesso». Non ci fu risposta. «Dai, Raj, mangia la cena, sono sicuro che papà ti ridarà il tuo alligatore». Mentre mi avvicinavo alla porta, sentii suonare un tema familiare a 8 bit. Faticai a capire quale fosse esattamente la musica mentre armeggiavo con la maniglia della porta chiusa a chiave. Poi sentii una voce. «Che cosa ti preoccupa, bambino?» In preda al panico, iniziai a tirare la porta.
Ci provai e cercai di forzarla, ma non ci riuscii. Sentii Roger rispondere: «Mio padre è cattivo». Ascoltai tutto attentamente mentre la musica del gioco si calmava. Ancora sentii Roger premere i pulsanti. Sentii la voce di mio padre venire dal piano di sotto, mentre parlava al telefono. Sentii anche parlare di nuovo il gioco. La sua voce era calma e direi quasi pacifica. «Premi X per porre fine alle tue preoccupazioni». Il panico mi annebbiò la mente. Urlai a Roger di non premere X. Urlai a mio padre di smettere di parlare al telefono, ma fu troppo tardi. Un urlo da cartone animato venne fuori dalla mia stanza e subito dopo, uno vero, provenne dalla cucina. Corsi di sotto. La cucina era vuota. Il telefono che era stato tenuto all'orecchio di papà solo un secondo prima giaceva freddamente a terra. La porta sul retro era aperta. Non hanno mai trovato il corpo di mio papà. Non sono sicuro di volere che lo trovino. Non credo di voler sapere nemmeno che cosa gli sia successo. Da allora siamo stati solo io, mia mamma e Roger. Ci trasferimmo in una casa più piccola, dato che mio padre non c'era più. Un paio di anni dopo, mia madre finì per vendere il mio Super Nintendo e tutti i miei giochi, incluso Warriland. In quel periodo avevamo bisogno di soldi, e in più non volevo più giocare ai videogiochi. Mi avevano fatto sentire male. Tuttavia, a volte mi chiedo chi abbia adesso quel gioco. Mi chiedo se l'abbiano giocato ancora. E se mai qualcun altro l'ha giocato, prego Dio che non avesse avuto preoccupazioni. Una cartuccia dimenticata, giocata poche volte e che quelle poche volte ha causato tragedie e sofferenze. Se qualcuno lì fuori possiede una cartuccia di Warriland, speriamo che non ci giochi mai quando ha delle preoccupazioni. Da quello che sappiamo, il gioco è in grado di entrare nella mente dei player e di rimuovere le loro preoccupazioni in maniera definitiva. È una storia raccontata su Reddit che, sebbene sia piena di dettagli, sembra non aver riscontro nella realtà. Una cosa è certa, Warriland è la storia di un videogioco con una potenza incredibile, che per troppo tempo non è stata presa in considerazione. E adesso che anche tu sai cosa può succedere, ho una sola domanda. Qual è la tua preoccupazione?